Ancora un nuovo caso di abuso di alcol giovanile in centro storico. Ma stavolta ai due giovanissimi lucchesi la serata di eccessi è costata, oltre ad un probabile forte mal di testa la mattina dopo, anche la sanzione pecuniaria 688 da 103 euro. A comminare dai carabinieri di Cortile degli Svizzeri che, intervenuti in corso Garibaldi, hanno bloccato i due ragazzi e sollevato loro la sanzione per ubriachezza molesta. Un leitmotiv dell'estate lucchese, coi giovanissimi ancora protagonisti di serate da sballo che poi finiscono per degenerare causando disturbo ed in alcuni casi disordini a chi vuole passare una serata tranquilla nei locali del centro storico e ai residenti stessi. Sono stati stamattina il capitano dei carabinieri Lorenzo Angioni, assieme al vicequestore aggiunto Leonardo Leone, a ricordare ancora una volta l'importanza di segnalare al 112 o al 113 episodi del genere, poiché spesso i ragazzi finiscono poi per prendere comunque le automobili per spostarsi nonostante il grado di forte alterazione. Infine, se è vero che il reato di ubriachezza molesta è stato depenalizzato, le forze dell'ordine ricordano ai gestori dei locali che somministrare alcolici a soggetti che manifestano chiari segni di ubriachezza comporta sanzioni penali che possono portare anche alla chiusura dell'attività stessa.